Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vi mostro i miei dessert preferiti per l'estate, quelli che ho fatto veramente tantissime volte negli ultimi 3 mesi, quindi volevo mostrarveli anche a voi e sono veramente facilissimi da preparare, come queste tartine con la mousse di frutti di bosco. Vi occorrerà della panna fresca, un cucchiaio di zucchero, perché non è zuccherata la panna fresca. Dopodiché dovete montare la panna ben ferma e nel frattempo che montate la panna andate a frullare i frutti di bosco. Io utilizzo dei frutti di bosco surgelati, ovviamente sono quelli che si riescono a trovare più facilmente. Li frullo così senza niente e alla fine vado ad inserirli all'interno della panna. Come tartine utilizzo queste tartine di pasta sfoglia che sono praticamente già pronte, le trovate nel reparto dolci, e vado a metterci all'interno la mousse di frutti di bosco, dopodiché decoro appunto con frutti di bosco freschi. Sono belle da vedere e anche buone da mangiare. Passiamo ad un altro dessert. Questo è un dessert fresco ma anche sano e sono praticamente dei ghiaccioli di frutta. Siccome la mia frutta preferita è la pesca, vado ad inserirci all'interno pezzettini di pesca, ma voi potete utilizzare qualsiasi tipo di frutta, anche mista, e alla fine ci mettete all'interno un succo a vostro piacere. Io per esempio ho inserito il succo di pesca, ma è veramente molto buono anche con il tè alla pesca o al limone. Va in freezer per circa un giorno, dopodiché è pronto il vostro ghiacciolo alla frutta. Quest'altro è un dessert che piacerà sicuramente tantissimo ai bambini ed è un cheesecake gelato. Per prepararlo vi occorreranno dei biscotti al cacao o anche dei biscotti normali, dove all'interno ci andate a mettere del burro fuso. Mescolate bene, quando il biscotto avrà assorbito tutto il burro lo andate a mettere all'interno di una teglia con della carta forno e lo stendete appunto come il biscotto del cheesecake. Questo andrà in freezer per un giorno, lo dovete lasciare riposare. Dopodiché prendete il vostro gelato preferito, per esempio io utilizzo fragole e panna o anche fragole e limone, buonissimo lo stesso, e lo vado a mettere sopra al biscotto. Ovviamente fate in modo che il gelato si sciolga un pochettino prima di metterlo all'interno, altrimenti non riuscite a gestirlo. E questo lo andate a mettere nel freezer per un altro giorno. Il giorno dopo sarà pronto per essere tagliato a cubetti e servito. Ed è veramente la fine del mondo. Questi erano i miei 3 dessert preferiti per l'estate. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un bel pollice in su. Fatemi sapere quali sono i vostri dessert preferiti e quale tra questi 3 vi è piaciuto di più. Io vi mando un grossissimo bacio, ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!